السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti in questo nuovo video di Pillole di Ramadan. Quello della quale volevamo parlarvi oggi sono i desideri. Bene, facendo anche un ragionamento molto rapido, molto intuitivo, si può capire che indipendentemente dalla nostra età, sia piccini che grandi, adulti, hanno dei loro desideri. Indipendentemente quindi dalla nostra storia, indipendentemente dalla nostra provenienza, indipendentemente dal nostro percorso di vita, noi abbiamo dei desideri che possono essere simili fra di noi, possono essere uguali, ma possono essere anche totalmente diversi. I desideri da dove vengono? Ovviamente derivano dalle necessità. E vi faccio un paio di esempi. Se una persona giustamente è povera, purtroppo non ha nemmeno un piatto per poter mangiare quel giorno lì, la sua massima aspirazione in quel momento lì sarà appunto cibarsi, sarà nutrirsi. Se una persona per esempio purtroppo dorme per strada, se una persona appunto non ha un tetto sopra la testa, la massima aspirazione sua in quel momento lì è quello di avere qualcosa che lo copra dalle intemperie, quindi dal vento, dalla pioggia, dalla neve. Se una persona per esempio subisce quotidianamente invasioni nemiche, quindi purtroppo in guerra, e noi purtroppo sappiamo di nostri fratelli che quotidianamente soffrono di questa cosa qui, la sua massima aspirazione in quel momento lì è vivere la pace, anche una pace momentanea, l'importante che sia una pace. Ebbene, indipendentemente appunto dalla nostra storia, indipendentemente dal nostro percorso, tutti noi abbiamo dei desideri. E come affrontiamo noi quotidianamente questi desideri? Bene, noi fedeli abbiamo la fortuna di aggrapparci a qualcosa di solido, di molto solido, forse di aggrapparci alla cosa, anzi sicuramente, di aggrapparci alla cosa di più importante che noi abbiamo, ovvero Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ci dice e ci ridice più e più volte: voi chiedetemi e io vi darò. Questo però cosa implica? Implica una forte fede, implica una forte convinzione in Allah subhanahu wa ta'ala, perché quello che succede spesso in molti di noi è quello che quando si chiede qualcosa ad Allah subhanahu wa ta'ala quotidianamente, tutti i giorni e facendo tanti, tantissimi sforzi, e quando non vediamo questi desideri essere realizzati, scaturiscono dentro di noi delle emozioni particolari, forse un po' brutte, come ansia, depressione, rabbia e addirittura delusione nei confronti di Allah subhanahu wa ta'ala. Ovviamente il fedele quello che deve avere è non provare sicuramente vergogna nel chiedere qualcosa ad Allah subhanahu wa ta'ala. Noi abbiamo forse l'arma più potente al mondo, ovvero la convinzione, la ferma convinzione che la promessa di Allah subhanahu wa ta'ala è una promessa che verrà sempre mantenuta. E quindi noi possiamo sfruttare questo mese di Ramadan, un mese di pazienza, un mese di meditazione, un mese di concentrazione, un mese dove appunto rafforziamo la nostra fede, per rafforzare anche la pazienza nei confronti di Allah subhanahu wa ta'ala. Ovvero non farmi catturare da emozioni negative, non farmi catturare da depressione, da rabbia, da ansia, quando vedo qualcosa che nella mia vita non funziona, quando vedo che Allah subhanahu wa ta'ala non ha ancora esaudito una mia richiesta, non ha ancora esaudito un mio desiderio. Quello che devo fare è avere tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, ovvero fidarmi in Allah subhanahu wa ta'ala e lasciare tutto nelle sue mani. Perché in fin dei conti cosa possiamo fare altrimenti se non credere nel massimo delle nostre possibilità? E cosa possiamo fare se non essere appunto fedeli al 100% al massimo delle nostre possibilità in quello che ci ha promesso Allah subhanahu wa ta'ala e in quello che è la parola di Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.